Il mare cura ogni male, diceva qualcuno, e così anche i ragazzi con qualche disabilità possono trarne beneficio, divertendosi. La dimostrazione è arrivata nel corso di una bella uscita in mare in barca a vela, promossa a Cetraro con il coinvolgimento di tante istituzioni e associazioni che operano nel sociale. Mare e disabilità, uno sguardo a nuovi orizzonti, lo slogan dell'evento. Abbiamo voluto dedicare questa giornata ai bimbi e ai ragazzi che hanno delle disabilità, ma io direi delle nuove abilità, e quindi far avere nuove emozioni anche con la barca a vela, che da un punto di vista potrebbe essere pericoloso, per noi è importante, per noi genitori, perché loro, avendo queste esperienze, poi acquisiscono nuove attività cognitive. Anche il Comitato Paralimpico e il suo testimonial calabrese Vincenzo Gulino hanno partecipato alla manifestazione. Vincenzo Gulino è campione italiano di vela. Vincenzo Gulino adesso si sta preparando per partecipare al mondiale che si terrà a Palermo nel mese di ottobre. Quindi è veramente un grande onore averlo qui. È un grande sacrificio per lui, perché era in piene preparazioni e oggi invece ha voluto essere veramente il testimonial della giornata. Una bella iniziativa per avvicinare tutti a qualsiasi sport. Io principalmente sto puntando a far crescere questo sport su tutto il Tirreno, perché in Calabria ci sono poche imbarcazioni e l'obiettivo è quello di far crescere la flotta della nostra classe. Sostegno pieno e convinto all'evento è arrivato anche dal centro velico Lampezia di Cetraro. Giornata ventilata, quindi è un buon segno per noi velisti. Speriamo, insomma, che il titolo soprattutto di questa manifestazione, Nuovi Orizzonti, che ci apra soprattutto a noi e nuovi orizzonti, perché è grazie a loro che viviamo esperienze ricche di crescita personale e sportiva.